bisogna cercare di fare paragoni. È inutile. Yuri Keiki è unico. Non ci sono precedenti che abbiano la stessa grande dignità, l'incredibile e straordinario valore della sua impresa. Una medaglia conquistata anni dopo essersi ritirato dall'attività e dopo due infortuni gravissimi. Aveva promesso al padre malato che sarebbe tornato a gareggiare se fosse guarito. Ha fatto ancora di più. È salito sul podio un'altra volta. Ad Atlanta 96 era stato oro, ma il bronzo di Atene forse vale ancora di più. Potete sentire il boato dei 17.000 dell'Olympic Indoor Hall. Salirà per primo agli anelli Demosthenis Stampakos, il grande favorito che in qualificazione ha ottenuto 9.85. C'è il rivale più agguerrito, il bulgaro Jovcev, ma ci sono soprattutto due italiani, il presente e il futuro. Matteo Morandi, terzo punteggio in qualificazione, e Yuri Keiki, 5 mondiali consecutivi dal 93 al 97, uno splendido oro olimpico ad Atlanta. E al di là di ciò che potrà accadere stasera, l'impresa di Keiki è straordinaria, come del resto la sua carriera. I movimenti di Stampakos. Azarian è salito immediatamente in appoggio con la croce in verticale, slancio rondine, questa posizione orizzontale, altezza degli anelli, ancora slancio appoggio rondine. Movimenti di forza molto belli, soprattutto con un'esecuzione direi quasi perfetta, le spalle in linea con gli anelli, slancio in verticale, ancora una gran volta in verticale, si muovono leggermente le funi, gran volta indietro, e qui c'è una qui piccolissima, una piccolissima decisione, parte finale, e passetto, qui veramente il passetto può essere determinante. Ecco, 9.862, addirittura superiore alla fase di qualificazione. E probabilmente è vero che quest'oro è già scritto. Yuri Keiki ha detto alla vigilia della gara che l'oro e l'argento sono praticamente già assegnati. L'oro per il greco, l'argento per il bulgaro. Ecco salire Jovcev. Ecco, un mancoci squadra. Benissimo la posizione di Jovcev, perché lui è sempre molto preciso e tiene soprattutto il tempo giusto previsto, i 2 secondi minimo. Rondine perfetta, scende in sospensione e ritorna ancora in croce. Salita rondine ancora. Capovolta alla verticale, gira bene gli anelli verso l'esterno. Anche lui una leggerissima imperfezione sulla verticale, ma va nella parte finale con l'avvitamento. E tiene bene, e tiene bene. Adesso siamo curiosi di vedere anche questo esercizio, così come quello di Stampakos, parte da 10. E a nostro avviso l'esercizio di Jovcev è superiore a quello di Stampakos. E adesso attenzione, è il momento di Matteo Morandi. È il momento di Matteo Morandi, soprannominato il ginnasta volante perché fa parte dell'aeronautica militare, 23 anni, è stato medaglia d'oro agli europei di San Pietroburgo Juniores nel 1998. Anche questo esercizio parte da 10. E anche Matteo parte con una prima rondine, piegando leggermente le braccia, e siamo sulla squadra in croce. Seconda rondine, perfetta direi questa parte, non è dovuto salire piegando le braccia, ecco la Zarian, e ancora perfetto l'allineamento delle spalle, perfetta la tenuta. Sospensione, gran volta indietro. Leggera indecisione su qui in fase di tenuta. Ancora gran volta avanti, sta controllando molto bene, c'è stata una leggerissima oscillazione. Ecco l'uscita a doppio teso, ben tenuto. Grecia, strillano all'Olympic Indoor Hall, è un boato che scuote tutti i ginnasti. Morandi può insidiare sicuramente il terzo posto, e Morandi va in quarto posto, 9.80 come Tomita. Ma attenzione.
attenzione perché non è ancora detta l'ultima parola e qui c'è tutta una carriera che passa davanti agli occhi. Esattamente come ad Atlanta la storia si ripete e allora noi, così come ad Atlanta, regaliamo il silenzio a Jurij Kekin, lui che tante emozioni ci ha regalato nel corso di oltre 10 anni di carriera. Si è posato come una foglia che si arrende sì all'autunno, rivendicando a sé la grazia del volo. È Jurij Kekin. Non crediamo onestamente che questo esercizio possa in qualche modo impensierire Tampakos, non crediamo neanche che possa impensierire il bulgaro Jovcev, però è tornato Jurij Kekin e ha compiuto comunque l'impresa. Non avremmo scommesso sulla medaglia di Jurij Kekin a quasi 35 anni, fa il miracolo, è medaglia di bronzo, 9.812. Dopo quello che avevamo visto, dopo la giuria che era sembrata piuttosto favorevole al greco e piuttosto ingenerosa nei confronti del bulgaro, mai ci saremmo aspettati di Jurij Kekin salire sul podio, ancora una volta a 35 anni.